Parliamo adesso delle proposizioni coordinate. Le proposizioni coordinate sono quelle proposizioni che svolgono la stessa funzione sintattica della proposizione a cui si, della frase a cui si legano. Sono proposizioni che sono sullo stesso piano della proposizione a cui sono coordinate. Come abbiamo spiegato prima, ci possono essere proposizioni coordinate alla principale e proposizioni coordinate ad una subordinata. Sono sullo stesso piano. Dovremo anche studiare il grado di subordinazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra le proposizioni c'è una sorta di gerarchia. In cima alla piramide gerarchica delle frasi, delle proposizioni, c'è sempre la proposizione principale. Poi ci sono le subordinate, che possono essere del primo grado di subordinazione, del secondo grado di subordinazione, terzo, quarto e via discorrendo. È chiaro che se una proposizione coordinata è coordinata alla principale, non ha alcun grado di subordinazione. Se invece è coordinata alla subordinata di primo grado, avrà il primo grado di subordinazione, coordinata alla subordinata di secondo grado di subordinazione e via discorrendo. La coordinazione o paratassi è utilizzata per lo più nella comunicazione orale, in cui le frasi sono brevi e abbastanza semplici. L'uso di tante proposizioni coordinate indica qualcosa di più semplice, di più immediato, ma direi soprattutto di più semplice. Quindi una sintassi lineare, una sintassi non complicata, non molto complessa, mentre invece l'uso di tante subordinate indica un discorso molto elaborato. Vi ricordate che certe volte sul tema io scrivo troppo elaborato, troppo contorto, quando non si riesce a capire bene il filo del discorso e quindi il filo del periodo. Il periodo non deve essere troppo lungo e contorto. D'altra parte però in certi contesti espressivi il fatto di non usare le subordinate impoverisce la sintassi e la rende quindi troppo povera, troppo semplice. In certi altri casi invece certi autori utilizzano deliberatamente la coordinazione proprio per rendere il testo più vicino alla comunicazione orale, perché noi quando parliamo usiamo più le coordinate che non le subordinate. La coordinazione può avvenire. Ecco, notate anche la parola paratassi, che è una parola che deriva dal greco e che vuol dire appunto un ordinamento insieme. Parataxis. Para vuol dire presso, taxis vuol dire ordinamento. Ordinare insieme le cose, l'una accanto all'altra, senza che ce ne sia una più importante dell'altra. Bene, la coordinazione può avvenire in tre modi. Primo modo, attraverso una congiunzione coordinativa. Secondo modo, attraverso l'asindeto, quindi per esempio delle virgole. Terzo modo, attraverso il polisindeto, continuando a ripetere la congiunzione per più elementi. Facciamo degli esempi. Congiunzione coordinativa. Beh, congiunzione coordinativa lo vedremo adesso nei tipi di proposizioni coordinate. Infatti, i tipi di proposizioni coordinate, mettete una bella freccia, riguardano senz'altro la coordinazione tramite congiunzioni. Cioè, quella tramite congiunzioni si divide in copulativa, dichiarativa, avversativa, disgiuntiva, conclusiva, mentre invece quelle per asindeto, quelle per polisindeto non possono essere copulative, dichiarative, avversative, disgiuntive, conclusive, perché tutte queste coordinate sono introdotte da congiunzioni. Allora incominciamo con l'asindeto. Arrivò, prese atto della situazione, si comportò di conseguenza. Questa è una coordinazione per asindeto. Bene, facciamo adesso un esempio invece di una coordinazione per polisindeto. E si muove, e si dondola sulla sedia, e disturba il compagno continuamente. Questa è una frase esemplificativa delle coordinate per polisindeto. Coordinazione per polisindeto. Passiamo quindi adesso ad analizzare la coordinazione per congiunzioni coordinanti, congiunzioni coordinative. Ci possono essere cinque tipi di coordinate tramite congiunzione, che sono le copulative, quindi con la congiunzione e. Siamo usciti e siamo andati al bowling, a giocare al bowling come edificio.
Questo è un esempio di una congiunzione coordinativa. Quindi le congiunzioni copulative sono e, anche, neanche, né, neppure, alcuni le chiamano aggiuntive. Lasciamo quindi questo nome, il nome copulativa indica proprio che la congiunzione serve semplicemente ad unire, vi ricordate che la parola copula vuol dire unire la prima frase con la seconda, una frase con l'altra. Proposizioni dichiarative. Le proposizioni dichiarative segnalano che la seconda frase spiega e precisa la prima. In questo caso, per esempio, vedete proprio l'uso dei due punti. Spesso, prima di queste congiunzioni dichiarative, si trovano i due punti. Poi la congiunzione infatti, cioè in vero. Facciamo un esempio di proposizione dichiarativa. Paolo ce l'ha con me, infatti non mi parla più. In altri libri di grammatica si usa il termine esplicativa invece che dichiarativa per evitare qualsiasi tipo di ambiguità, di confusione con la subordinata dichiarativa. Infatti noi studieremo la prossima volta le subordinate dichiarative. Mi raccomando di non confondere, queste sono le coordinate dichiarative, sono introdotte da infatti, cioè invece le subordinate dichiarative sono introdotte dal che, dalla congiunzione che. Passiamo alle coordinate avversative. Le coordinate avversative introdotte da ma, anzi, bensì, invece, però, eppure, tuttavia, esprimono una contrapposizione fra una frase e l'altra. Per esempio, ti ho cercato ma non ti ho trovato. Questo è un esempio di una frase coordinata avversativa. Poi ci sono le coordinate disgiuntive introdotte da o, oppure, ovvero, sì, altrimenti. Facciamo un esempio di coordinata disgiuntiva. Le proposizioni coordinate disgiuntive pongono un'alternativa tra una frase e l'altra, tra un'opzione e l'altra. Mangeremo un'insalata o gusteremo un hamburger. Se non c'è il verbo, la frase rimane una sola. Questa è una frase disgiuntiva. Vediamo infine le proposizioni coordinate conclusive. Le proposizioni coordinate conclusive sono introdotte da perciò, dunque, quindi, pertanto, di conseguenza. Esse dicono che c'è un rapporto di causa ed effetto tra la proposizione che regge e la proposizione coordinata, tra la proposizione precedente e la proposizione coordinata conclusiva. Ho sbagliato, pertanto non devo fiatare. Tenete presente, come abbiamo già detto quando abbiamo fatto l'analisi logica, che i verbi servili, dovere, potere, volere, fanno parte integrante, insieme con l'infinito che segue, di un unico predicato e quindi fanno predicato verbale unico, devo insieme con fiatare. Ho sbagliato, pertanto non devo fiatare. Pertanto non devo fiatare è una proposizione conclusiva. In altre grammatiche si parla anche delle proposizioni correlative. Sulla nostra no, in altre grammatiche non so, o ripetute due volte, oppure e ripetute due volte, oppure non solo ma anche sono proposizioni coordinate correlative, noi invece le inseriremo all'interno del nostro studio come proposizioni copulative o disgiuntive a seconda dei casi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.